Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi presento un video un po' diverso dal solito, infatti non ci saranno né torte né ricette. Ho pensato tanto prima di fare questo video, anche perché sotto consiglio mi è stato consigliato appunto di tenere le cose separate, ma aspettate un attimo, ricominciamo da capo che vi spiego a cosa mi riferisco. Partiamo dall'inizio. Il primo video su questo canale è datato a maggio 2022, quindi quasi 2 anni fa. Quando ho iniziato e ho deciso di aprire il mio canale YouTube, l'idea era quella di creare qualcosa di personale, qualcosa di mio. Ma un po' la difficoltà di entrare in un settore nuovo, che per me era assolutamente nuovo, infatti io YouTube e i social li ho sempre utilizzati come fruitore di contenuti, non come creatore di contenuti. Quindi ho dovuto imparare a montare, a capire come si pubblicano anche i video semplicemente, oppure anche la difficoltà di imporsi in un mercato davvero ormai saturo, ci è voluto davvero poco a capire che emergere in questo settore è davvero davvero difficile. E quindi i grandi canali sono in realtà delle mosche bianche. Certo, ci sono dei modi per andare virali, però poi dopo devi renderti conto se fanno parte della tua persona. Mi ci è voluto più di 1 anno e mezzo per ricevere il mio primo pagamento da Google. Ora, senza starvi lì a far vedere i conti, che non interessa a nessuno, anche perché ci sarebbe davvero poco da vedere, vi basti pensare che ogni video che preparo è fondamentalmente in perdita. E mi riferisco soltanto al costo degli ingredienti, senza considerare il lavoro che ci metto nel montarlo, preparare il dolce e alla fine pubblicarlo. Ora, giusto per intenderci, non è mia intenzione assolutamente fare questo video per lamentarmi o per lamentarmi appunto dei mancati guadagni, o non è questo il punto, non mi interessa assolutamente, anche perché non ho mai pensato che YouTube fosse un sistema di guadagno a breve termine, almeno per quanto mi riguarda, perché sapevo benissimo di non avere le capacità per andare subito virale, sia per, come detto prima, le capacità di tecniche, ok, semplicemente, quindi fare un bel video fondamentalmente, ma anche le capacità, diciamo, sfacciate, non so come definirle, cioè quelle capacità che ti fanno andare virale perché sei un personaggio. Non penso di esserlo e quindi sapevo benissimo che non avrei mai fatto breccia da quel punto di vista. Quindi ho sempre visto YouTube come un percorso a lungo termine. Questo video non è assolutamente un video di lamentele, è un video di informazione che volevo comunicarvi perché ci tenevo a rendervi partecipi di questo mio progetto che sta iniziando, che è già iniziato in realtà da qualche settimana, un mese abbondante diciamo, e si chiama IAD. Che cos'è una IAD? IAD è l'acronimo di impresa alimentare domestica. Fondamentalmente puoi produrre in maniera del tutto regolare, una volta che hai messo in ordine e quindi rispettato le norme igienico-sanitarie, la tua cucina. Puoi utilizzarla come fosse un vero e proprio laboratorio. E quindi vendere le tue specialità fatturando, facendo lo scontrino, in maniera del tutto regolare. Ovviamente il ventaglio di offerte che posso proporre è decisamente inferiore rispetto a quello di un vero e proprio laboratorio o anche di un vero e proprio negozio. Vi basti pensare ai macchinari che posso utilizzare, che posso tenere in casa. Semplicemente il forno non è assolutamente quello professionale, che sia un rotolo, un 10 teglie, è un forno di casa. Quindi anche la quantità, semplicemente la quantità, più che la qualità della cottura, anche la quantità è chiaramente inferiore rispetto a un forno professionale. Quindi diciamo che piano piano sto cercando, vi ripeto, è davvero da un mesetto abbondante, non di più, che sto cercando di ritagliarmi la mia piccola nicchia sul quale concentrarmi e offrire appunto i miei prodotti. Quindi alla fine perché ho deciso di fare questo video? Innanzitutto per tenervi informati del fatto che sto facendo qualcosa di nuovo. E comunque mi piaceva condividerla sul canale perché io penso che possa interessare a qualcuno. Poi, casomai non interessasse a nessuno, questo video rimarrà una meteora e basta, non ne parleremo più. Continuerò a pubblicare ricette sicuramente, non è mia intenzione fare video del genere, quindi parlare, spiegare. Però l'idea di essere trasparenti e comunque rendervi partecipi di qualcosa di nuovo che sto affrontando mi premeva fondamentalmente.
E quindi ho deciso di farlo. Ecco, semmai, se proprio volete seguirmi in questa nuova avventura, beh, seguitemi sui social, sugli altri social, Instagram e Facebook. Ecco, per esempio, su Instagram non pubblicherò più le foto delle torte, delle ricette che poi andranno sul canale YouTube, ma pubblicherò soltanto prodotti che venderò. E va da sé che su YouTube ovviamente non pubblicherò le ricette delle torte che produco, altrimenti non me le comprerete mai e ve le farete a casa. Comunque io vi lascio qui sotto il link appunto degli altri social, Instagram e Facebook, seguitemi e vedete un po' che cosa prepariamo oltre alle ricette che vedete fondamentalmente su YouTube. E quindi poi dopo, quando sarò strutturato, se vi va di provare qualche mio prodotto, ovviamente, ripeto, al momento faccio soltanto nella zona limitrofa dove mi trovo io, quindi non faccio spedizioni se non di prodotti magari più a lunga conservazione. Vabbè, ma adesso non ne parliamo perché non è un video di pubblicità, quindi lasciamo perdere. Seguitemi su Instagram, vi lascio sotto nei commenti i link, Facebook, sempre sotto nei commenti i link. E niente, ora ci vediamo al prossimo video che sicuramente sarà una ricetta. Se avete delle domande, scrivetele qua sotto, cercherò di rispondervi. L'idea, ripeto, non è quella di fare un video parlato, ma di continuare finché ne avrò le forze, sia economiche che voglia, soprattutto di farvi le ricette. Ma voi scrivetemi sotto le domande se avete delle domande da fare e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.